Ben ritrovati a Radio Vacanze, la radio ufficiale del turismo in Italia. Io sono Mister Campania, siete nello spazio Dove Power dedicato a formazione e formatori. Siamo agli Abbanova Games di San Cipriano d'Aversa. Buonasera Mirko, con me Mirko Sant'Angelo, direttore di ICM. Ci spieghi poi la sigla cosa vuol dire e faccio subito con la domanda: certificazioni e qualità all'interno delle imprese. Buonasera Enrico, buonasera a tutti i telespettatori, buonasera a tutti gli spettatori. Per prima cosa, dopo questi ringraziamenti, volevo dire per quale motivo sono qua, perché siamo stati sempre affascinati dal mondo del wellness, e qui si respira wellness da tutti i pori, in quanto vedo tantissime manifestazioni contemporaneamente, dalla pallavolo, beach volley, e che cos'è il wellness attraverso lo sport? È il modo per stare bene per se stessi, ma anche per tutte le persone che ci circondano. Cosa c'entra fondamentalmente ICM? Mi hai chiesto che cos'è l'Istituto di Certificazione del Mediterraneo, questo è l'acronimo di ICM. Cosa c'entra con il mondo dello sport? Tutto sommato c'entra moltissimo, perché lo sportivo è una persona molto prestazionale, è una persona che ricerca in se stesso qualcosa in più, che cerca di migliorare, dal tennista a chi fa qualsiasi tipo di sport, come un pochettino il tessuto imprenditoriale, l'azienda, anche le persone all'interno delle aziende, le aziende stesse cercano sempre prestazioni maggiori dai propri dipendenti, no? Dai propri settori, dai propri reparti, come lo sportivo. Giusto per fare un esempio, non so se ti è mai capitato di iscriverti in palestra, la prima cosa che fanno... Sono un ex giocatore della canottieri in Napoli, benissimo, palla ruota, benissimo, quindi, benissimo. Anche se non si direbbe, però... Quando ti iscrivi in palestra, che succede? La prima cosa, è il compenso, ti chiedono i soldi, però dopo questo piccolo particolare che succede? Che ti fanno una scheda. La scheda è quello che tu devi fare poi possibilmente quando ti recherai in palestra, quindi il lunedì farai questo, il martedì farai quell'altro, il mercoledì quell'altro. Anzi, ti dirò di più, oltre questa scheda, solitamente c'è una seconda scheda che è poi il piano alimentare. Se la palestra è provvista di medici competenti, ti faranno una bella scheda alimentare e con queste due schede implementerai quelle che sono i tuoi sforzi fisici per finalizzare la tua attività sportiva, un pochettino come succede nel mondo delle aziende. Anche in aziende, tutto sommato, non so se lo sai, ci sono delle schede. Queste schede noi certificatori le amiamo definire modelli organizzativi, quindi la stessa proprio scheda della palestra è il modello organizzativo all'interno dell'impresa, detta anche sistema di gestione della qualità, ecco ci stiamo arrivando. Che cos'è? È un insieme di schede, come fanno gli sportivi, da rispettare, dove c'è scritto chi deve fare che cosa e con che tempistiche. Questo che cosa permette? Permette alla singola persona, al singolo reparto, al singolo settore o alla singola azienda di essere progettati, programmati nel giusto modo e si sa chi deve fare che cosa. Un pochettino proprio come funziona nelle palestre. Qui dietro di noi abbiamo la Due Power, la Due Power che ci ospita, e siamo molto contenti che ci ospita. Per quale motivo? Perché, come qualche mio collega ha anticipato, la Due Power ha cominciato una quindicina di anni fa le sue attività nel mondo della formazione. Però poi la Due Power, dopo alcuni anni, ha deciso di fare il passo in avanti, ha deciso di certificarsi, quindi di sviluppare un modello organizzativo. Esattamente lo ha sviluppato in vari ambiti, lo ha sviluppato nel mondo della certificazione della qualità, nel mondo della certificazione ambientale, la ISO 14000, ha deciso di implementare anche un altro sistema di qualità, che è quello della sicurezza delle informazioni, ISO 27000 e addirittura ISO 45000. Questo che cosa ha permesso? La Due Power che cosa ha visto sulla propria pelle? Da subito un risparmio economico, perché con un ottimo sistema di qualità si risparmia molto, si efficienta molto il sistema aziendale.
poi ha visto che si sono aperti nuovi mercati, perché hanno potuto sviluppare il mercato della formazione finanziata e non finanziata presso la Regione Campania. Quindi con una semplice certificazione della qualità si è visto che internamente ci sono stati tanti efficientamenti, esternamente hanno potuto accedere a nuovi mercati e quindi nuovi clienti. Questo significa qualità, ma la qualità, e con questo chiudo perché so che l'intervista deve essere brevissima, che cosa, chi è il vero uomo della qualità all'interno dell'impresa? Questo lo voglio dire perché voglio sfatare un pochettino un mistero. Chi è il responsabile della qualità? È una persona pagata per fare il responsabile della qualità? Assolutamente no. Lui è il fautore, lui è il creatore, lui è colui il quale scriverà tanti modellini da rispettare, ma non è assolutamente l'unico uomo della qualità, perché l'uomo della qualità sono tutti i dipendenti e non dipendenti di quell'azienda, perché la qualità si fa solo ed esclusivamente se tutte le persone pensano, lavorano e agiscono in qualità. Il responsabile della qualità è il loro rappresentante, ma tutti quanti noi dobbiamo agire in qualità. Allora, Mirko, ti ringrazio per averci accennato fondamentalmente, perché immagino che è un argomento veramente ampio, però devo dire interessante, perché significa anche che noi possiamo capire quanto poi un'azienda possa essere performante nel suo ambito, nel suo ambiente. Ti ringrazio ancora. Grazie. Siete nello spazio Blue Power, ci ritroviamo tra poco. Ciao a tutti. Ben ritrovati su Radio Vacanze, la radio ufficiale del turismo in Italia. Io sono Mr. Campania, siete nello spazio dedicato a Due Power, ente di formazione e agenzia del lavoro, ma che è all'interno di un gruppo molto più ampio. Con me Giuseppe Piccolo di Vis Assistance e Mutuo Soccorso. Allora, buonasera, buonasera. Giuseppe, vado subito alla prima domanda: le origini di Vis Assistance. Sì, allora, Vis Assistance è una società di mutuo soccorso che è nata nel 2014 e lo statuto si basa sui principi fondanti delle società di mutuo soccorso, che diciamo prendono origine dalla legge 3818 del 1886 addirittura. Wow. Che è una legge fondante proprio delle società di mutuo soccorso. È una società che è iscritta anche al RUNT come ente del terzo settore, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e è iscritta anche alla Federazione Italiana per la Mutualità Volontaria, la FIMIV, e poi come non ultimo requisito è istitutrice di un fondo sanitario integrativo denominato ASPC, che è iscritto all'anagrafe dei fondi sanitari integrativi presso il Ministero della Salute. Ti chiedo che cos'è però il mutuo soccorso, sì, e qual è la differenza con le compagnie assicurative? Sì. Allora, la differenza sostanziale tra una società di mutuo soccorso e una compagnia assicurativa è che la società di mutuo soccorso è basata prevalentemente su un principio solidaristico e di mutualità, mentre la compagnia assicurativa è solo, diciamo, ha uno scopo prettamente imprenditoriale e commerciale, perché chi paga una società assicurativa per farsi una polizza, il rapporto è uno a uno tra l'assicurato e l'assicurante, mentre nella società di mutuo soccorso il contributo associativo che dà un socio vale per tutti i soci che fanno parte della società di mutuo soccorso. Ma quindi, e sia può essere sia privato, cioè Vis Assistance si può scrivere sia un privato che un'azienda? Assolutamente sì. Sì, perché i piani sanitari possono essere sia dedicati a persone fisiche che vogliono sottoscrivere una polizza sanitaria, quindi estendere le coperture che già sono assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale, e sia a favore delle aziende, però i piani sanitari collettivi veicolano attraverso i contratti collettivi nazionali e un sistema, uno strumento sindacale che sono gli enti bilaterali. Quindi se un'azienda aderisce ad un ente bilaterale, con un surplus in automatico può fornire ai propri dipendenti un piano sanitario collettivo che va a vantaggio
appunto dei dipendenti delle aziende. Perfetto. Con degli sgravi fiscali anche molto consistenti, grazie al fatto che il nostro fondo è iscritto all'anagrafe dei fondi sanitari. Allora Giuseppe, ti ringrazio e vi invitiamo eventualmente a contattare Vista Assistance, visto che avete conosciuto Giuseppe, magari per avere anche delle maggiori informazioni. Io ti ringrazio ancora per essere qui nello spazio 2 Power e ci rincontreremo sicuramente. Ciao a tutti, grazie. Buonasera.